Buon pomeriggio a tutti all'ippodromo Arcoveggio, prima corsa per buoni 3 anni, sono 6 al via, lo schieramento 1 Richmond Igor Guasti, 2 Rubiaz Alessandro Goccia d'Oro, 3 Radames Jet Patrizio Baldi, 4 Rondinella Cla Giuseppe Lombardo, 5 Rabat dei Greppi Alessandro Moretti, 6 Rolex Winner Battista Congiu. Rinuncia al lancio Rolex Winner al pari di Rabat dei Greppi. L'errore di Richmond. Veloce Rubias al pari di Rondinella Cla che cerca di sistemarsi seconda sull'errore di Numero Radames 1, Jet. Richmond squalificato. Quindi ben 3 rotture. Ora i due in giuba gialla, Alessandro Goccia d'Oro e Rubias, Numero e 3, poi Radames Giuseppe Jet Lombardo con squalificato. Rondinella Cla nelle prime 2 posizioni. Segue poi l'altro cavallo esente d'errori, ovvero Rolex Winner con Battista Congiu. 15-1 i primi 200 metri da parte della figlia di Civil Action che conduce sempre. Primi 400 metri passati in 31,6 dopo un 16,5. Ha fermato Alessandro Goccia d'Oro, ora sulla seconda curva si ricongiunge ai primi Rolex Winner. Intanto anche Rabat dei Greppi a una ventina di metri. Ora i cavalli arrivano ai 600 metri, passati in 48,5. Sempre le due femmine in vantaggio, Rubias davanti a Rondinella Cla, Rolex Winner. A una decina di metri Rabat dei Greppi, mentre fuori corsa squalificati gli altri. Giro percorso in 1-4 appena abbondante, 15-6 la frazione davanti alle tribune con Rubias sempre in controllo su Rondinella Cla, poi Rolex Winner a contatto. Ormai siamo in prossimità, nulla cambia, al chilometro passato in 1-22, ora Alessandro Goccia d'Oro sempre in controllo su Rondinella Cla e Giuseppe Lombardo, poi Rolex Winner, Rabat dei Greppi. Frazione delle scuderie percorsa da Rubias in 15,5. Allunga ora Alessandro Goccia d'Oro per scrollarsi di dosso Rondinella Cla, poi Rolex Winner, sempre situazione immutata da praticamente dall'inizio. Ora Rondinella Cla accenna a spostare all'esterno. Numero 5, Rabat dei Curva Greppi, passata in squalificato. 15,6, retta d'arrivo fra le due femmine con Rubias alla corda. Rondinella Cla che sembra sul punto di prevalere. Rondinella Cla si distende, cerca di reagire l'avversaria, ma Rondinella Cla viene a vincere su Rubias nell'arrivo in 14,4, mentre terza distanza Rolex Winner. Quindi bella vittoria per Rondinella Cla, la figlia di Oxeri e Don De Quiera, alla quota di 3,15 viene a vincere la prima corsa di Bologna.